Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi ho deciso di mostrarvi qualche nozione di base a cui io faccio riferimento quando devo creare delle composizioni cromatiche che stiano bene tra di loro. Sicuramente avrete già sentito parlare della teoria del colore, ma penso che una rispolverata e una dimostrazione pratica sia un buon aiuto per chi sta iniziando adesso a dipingere e usare i colori. Ho disegnato il grafico del cerchio cromatico di Itten e alcune sezioni per fare poi degli esempi pratici. Il cerchio di Itten è la rappresentazione grafica delle relazioni tra i colori e conoscerlo ci aiuta a capire come mescolarli per ottenere nuove tinte partendo semplicemente dai colori primari. Queste regole di base ci permettono anche di risparmiare perché se conosciamo come ottenere nuovi colori possiamo acquistare meno tubetti. I colori primari sono il rosso, il blu e il giallo e vengono chiamati così perché non si ottengono da alcuna mescolanza di altri colori. I colori secondari sono il viola, il verde e l'arancione e si ottengono unendo in parti uguali due colori primari. Con il pennello cerco di prendere la stessa quantità di rosso e di blu, li unisco e li mescolo ed ecco così formato il viola. Con il giallo e il blu formo il verde. Prendendo in parti uguali il giallo e il rosso formo l'arancione. Passiamo adesso ai colori terziari, che si ottengono unendo i colori primari con quelli secondari. In questo caso però la proporzione cambia. Mentre nei secondari le parti che mischiavamo erano uguali, per i terziari si useranno due parti di un colore e una di un altro. Per esempio, due parti di rosso e una di viola formano il rosso violaceo. E così abbiamo creato la giusta transizione tra il colore primario rosso e il colore secondario viola. Continua a riempire il cerchio facendo lo stesso procedimento. Unendo due parti di viola e una di blu, creo così il viola bluastro. Due parti di blu e una di verde formano il blu verdastro. Due parti di verde e una di giallo formano il verde giallognolo. Due parti di giallo e una di arancione creano il giallo aranciato. Due parti di arancione e una di rosso crea il rosso aranciato. Una volta che abbiamo riempito tutto il cerchio cromatico, possiamo passare a capire le relazioni che hanno i colori tra di loro. Queste sono fondamentali quando dipingiamo perché ci permettono di creare delle composizioni che siano piacevoli e che abbiano un senso cromatico. Abbiamo i colori caldi e quelli freddi. Il nostro cervello associa i colori ai sentimenti e agli stati d'animo, così la temperatura dei colori di un dipinto può farci provare sensazioni diverse. I colori caldi sono generalmente legati ad elementi che ricordano la positività, mentre i colori freddi suscitano emozioni opposte, ma non necessariamente negative. Altre relazioni che troviamo sul cerchio cromatico sono i colori analoghi, che sono formati da tre sezioni di colori vicini. Per esempio, il rosso violaceo e il viola, oppure il blu verdastro e il verde, sono colori analoghi. Poi abbiamo i colori analoghi estesi, che sono formati da 5 sezioni vicine. I colori complementari sono i colori che si trovano parallelamente opposti sul cerchio cromatico. Questi, quando si accostano con moderazione, creano una composizione vibrante e accattivante. Per esempio, il colore complementare del blu è l'arancione.
I colori complementari divergenti si ottengono usando tre colori. Per esempio, il colore complementare del blu è l'arancione, ma per individuare i colori complementari divergenti dobbiamo prendere i colori che stanno accanto a quello complementare scelto. Quindi in questo caso saranno il giallo arancio e il rosso arancio. Ci sono altre relazioni che possiamo trovare sul cerchio di Itten, ma essendo un video di base voglio concentrarmi meglio su quelle dei colori complementari. Come vi ho già detto, accostare due colori complementari crea una composizione molto d'impatto, ma essendo due colori complementari opposti si rischia di creare l'effetto pugno in un occhio. Secondo una teoria, il colore si armonizza meglio quando in un'immagine le aree occupate dai colori stessi sono inversamente proporzionali alla loro luminosità relativa. Per esempio, il rosso e il verde sono colori opposti e complementari, ma hanno la stessa intensità luminosa. Così in una composizione possiamo usarli in parti uguali. Il colore complementare del giallo invece è il viola, ma essendo il giallo un colore più brillante a livello compositivo, per rendere più gradevole e bilanciato il tutto dobbiamo usare indicativamente un 30% di giallo e un 70% di viola. Per quanto riguarda l'arancione e il blu, dobbiamo usare invece un 35% di arancione, essendo più brillante, e un 65% di blu. Ho deciso di fare uno schizzo veloce con gli acrilici usando i colori complementari arancione e blu. Ovviamente quando parliamo di colori complementari non immaginateli così come li vedete sul cerchio cromatico, ma considerate tutte le sfumature chiare e scure che si possono ottenere aggiungendo il bianco e il nero. Tolgo lo scotch di carta e questo è lo schizzo finito. Come potete vedere, usando nella giusta quantità i colori complementari, si ottiene un'immagine gradevole all'occhio. Considerate che queste semplici regole di cui vi ho parlato valgono, oltre che per la pittura, anche per l'arredamento, il make-up e il vestirsi. Spero che questo video sia stato interessante e che vi abbia fatto capire un po' le basi della relazione dei colori. Provate a dipingere usando uno schema preciso e vi assicuro che i vostri quadri saranno più gradevoli e omogenei. Non vi dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al mio canale se non lo avete già fatto e attivare le notifiche per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Un abbraccio e ci vediamo presto!